Arnaldo Galli, commendatore della Repubblica Italiana. La prestigiosa onorificenza, consegnata questa mattina al maestro decano carrista del Carnevale di Viareggio, arriva dal Presidente della Repubblica e dal Presidente del Consiglio attraverso la Prefettura di Lucca. Il coronamento di una vita passata tra cartapesta e coriandoli ed un giusto riconoscimento che per il maestro non arriva del tutto inaspettato. Me l'aspettavo perché mi ha detto hai tutte le doti per poterlo diventare, per quello che hai fatto nella tua vita, per quello che hai fatto per il cinema, per quello che hai fatto nei lavori all'estero. Io ho insegnato l'arte della cartapesta a mezzo mondo, in Australia, in Venezuela, in America e più poi tutti i paesi dell'Europa. Per il presidente della Fondazione Carnevale, Alessandro Santini, invece, l'onorificenza consegnata al maestro Arnaldo Galli è l'ennesima conferma dell'attenzione che la manifestazione continua a ricevere da parte del presidente della Repubblica, ma anche un passo avanti verso la candidatura per l'entrata della manifestazione Viareggina nell'UNESCO. Il riconoscimento massimo come patrimonio dell'umanità, un qualche cosa che va a risposta anche forse a tante polemiche sterili dove qualcuno vuol far sembrare il carnevale più piccolo di quello che è. No, il carnevale di Viareggio è il primo in Europa e il secondo nel mondo, lo dimostriamo con i fatti, con persone importanti come Arnaldo Galli che hanno fatto la storia della nostra città e della nostra cultura. E il Presidente della Repubblica con questo riconoscimento ha sottolineato quello che sanno già tutti.